Buongiorno appassionati di meccanica e di controllo numerico. Oggi vi mostro come ho realizzato delle staffe per fissare questa morsa alla tavola a croce della fresatrice. Finora avevo sempre utilizzato le staffe che vedete in questa immagine con degli spessori improvvisati per fissare questa morsa. Adesso ho trovato questo profilato ad L, mi sembra adatto a realizzare delle staffe un po' più belle. Con la troncatrice taglio via le estremità perché c'erano dei fori che risulterebbero sicuramente antiestetici. Ecco fatto, adesso ci spostiamo sulla fresatrice dove fissato il pezzo sulla morsa gli diamo una leggera spianatura. Questa operazione ha solo una funzione estetica e in pratica si potrebbe anche evitare, però mi piace di avere un pezzo ben rifinito e fatto bene. Questa operazione è quella che i meccanici chiamano sbarbatina. La diamo su entrambi le superfici esterne del profilo metallico in maniera da renderlo bello, lucido e piacevole alla vista. Adesso invece sto abbassando ulteriormente il lato corto del profilo metallico in modo che abbia un'altezza tale da adattarsi perfettamente agli attacchi della morsa. In ultimo i fori per le viti di fissaggio. Ecco il risultato finale e adesso andiamo a montare la nostra morsa sulla tavola della fresa. Mettiamo i blocchetti di fissaggio, uno per parte. Ecco fatto, un lavoro semplice della durata di un'oretta e mezza. Spero che il video vi sia piaciuto e vi ringrazio per l'attenzione.